la scuola che resiste anche se del domani non v'è certezza. Dirompente la scelta del governatore della Campania De Luca di chiudere in solitaria interroga un po' tutti, a cominciare dal governo, scavalcato, sbaglia, dice il ministro per la famiglia Elena Bonetti a Firenze per un'iniziativa. La scuola deve rimanere aperta perché l'abbiamo potuto organizzare in questi mesi con una sicurezza sufficiente perché questo accada. Vi ricordo che i dati di contagio all'interno delle scuole sono dei dati bassi rispetto ai invece focolai che stanno crescendo altrove, e questa volta l'organizzazione del nostro paese anche nel contrasto alla diffusione dell'epidemia deve mettere al centro in modo prioritario i diritti dei bambini e dei giovani. Al momento non c'è la necessità di togliere nuovamente ai più piccoli un diritto fondamentale come la scuola appena recuperato, fanno eco anche dal Comune di Firenze e dalla città metropolitana. Il sistema che sta funzionando, i protocolli all'interno delle scuole stanno funzionando. Ad oggi, e ripeto ad oggi, faccio l'esempio sul Comune di Firenze, non ci risultano focolai nati all'interno delle scuole, ma singoli casi per cui poi le classi vanno in quarantena. È ovvio che il fatto che il sistema scuola rimanga aperto per noi è troppo importante.